Ciao a tutti, scusate il ritardo, ma ho dovuto lasciare la seduta. Buonasera a tutti, saremo rapidi, scusateci sin d'ora, però abbiamo l'aereo. Inizia Calicchia, Roma TV. Eccomi, eh, abbiamo visto in questi giorni: si è parlato molto di turnover. In giro per l'Europa anche altre squadre hanno fatto turnover. Luis Enrique ne ha cambiati sei con il Barcellona. Il Manchester City 4 ha anche cambiato modulo. Chi ha vinto, chi ha perso, c'è quindi una regola per il turnover? Ma no, è anche il risultato de, delle squadre che hanno fatto cambi, molti cambi o pochi cambi, mostrano che non c'è regola. Il problema non è, non è il turnover, il problema è di giocare abbastanza bene per, per vincere. E su questa, questa cosa potevamo fare, fare meglio, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo difeso, siamo stati troppi lunghi, ma non torniamo sulla partita di... Di domenica, perché quella che conta, ovviamente, è questa, quella di domani, Paesano. Roma Radio. Salve, mister. Salve. Volevo sapere come ha com trovato la squadra. Come ha trovato lo spogliatoio dopo il pareggio con il Sassuolo? La squadra. Abbiamo fatto video subito il giorno la mattina dopo la partita. Ha, ha visto le cose che ha fatto bene. Perché uh, abbiamo anche fatto delle cose positive. E siamo tornati do, due volte sul risultato. Uh, ho recuperato due volte il risultato, abbiamo fatto un buon secondo tempo e hanno, vi hanno visto nel primo tempo le cose che era possibile uh, non fare per, uh, per vincere. Uh, solo questo, e adesso non è che abbiamo il tempo di di piangere su una partita che è già passata, e ci dobbiamo concentrare sulla prossima perché è solo quel, che, quella che conta e come, come ho detto a partire dal momento dove perdiamo punti in casa vanno recuperati in trasferta, sarà il nostro obiettivo di, di domani. Mangiante Sky Sport, buongiorno. buongiorno. Senta, se mh, può dirci con ecco, le condizioni di Rudiger se ha qualche problema fisico e se mh, ritiene che eventualmente sia pronto per tornare a giocare dal primo minuto a Castano o se eventualmente c'è De rossi come con la Juventus? Ma Rudiger ha preso una botta, l'abbiamo fatto allenare a parte, non so se penso eh, o spero che sarà convocabile, ma non lo so, non ha avuto neanche il tempo di passare dai medici, ma subito la conferenza stampa... Uh, lo saprete con la lista dei convocati no. Scusi, no, è... e dopo, dopo, Castano dopo abbiamo, e abbiamo Castano, abbiamo Jomber, abbiamo De Rossi che ha fatto bene contro la Juventus se non c'è uh, Antonio le, le possibilità ci sono le soluzioni ci sono Buongiorno. Della sera. volevo chiedere se nella sua carriera di allenatore le era capitato altre volte di mettere quattro giocatori destri nella linea di difesa tutti e quattro? E se allo stesso modo invece in attacco non può essere un piccolo limite avere molti mancini, per esempio contro la giocando soprattutto il 4-3-3, per cui in tutta l'ampiezza del campo lei ha usato eh, Salah, Iturbe e Iago Falca, cioè tre mancini tutti e tre? No, è una domanda interessante, non me la sono fatto, ma è, semplicemente, è semplice di rispondere. Dipende de. Di chi gioca davanti o indietro anche eh, questi giocatori, penso soprattutto per gli attaccanti esterni d'attacco: non è un problema che Mohamed Salah sia mancino, che gioca a destra come lo può fare i o Iago Falck, perché, perché uno possono anche eh, segnare entrando sul su, su loro piede forte, ma serve ovviamente indietro un terzino che, che può attaccare e portare ai, ai cross. Cosa che possono fare tutti i terzini che, che, che ho in rosa. Uh, sulla difesa centrale è più, sì, è, è, è più comune di giocare con due destri che con due mancini. Due mancini si vede poco, ma due destri si vede tanto perché un centrale mancino è un, una, uh, una cosa rara. Sì. Stoppini la Gazzetta dello Sport. Salve, mister. Salve. Volevo chiederle un pensiero sulle dichiarazioni di, dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. Ha detto che il pareggio con il Sassuolo sostanzialmente l'unico colpevole è Rudy Garzia. Volevo chiederle se aveva un pensiero su questa cosa qui. Ma nessun pensiero. Ognuno era... Lascio a ognuno la responsabilità loro, delle loro dichiarazioni. Non è che mi fermo a guardare chi ha detto qualcosa su, su che cosa, non è importante. Io guardo avanti e avanti è mercoledì. Evangelisti, il Corriere dello Sport. Buonasera, grazie. Buonasera. E nessuna volontà di drammatizzare naturalmente, le partite sono tante, però la classifica si sta già allungando, quindi ogni risultato diventa importante. Volevo chiedere se lei in questo momento non difficile ma insomma delicato, sente ad avere il pieno supporto della società e se lei stesso personalmente con la rossa che ha si sente in dovere di dover raggiungere dei successi, dimostrare qualcosa. Ma non è che la stagione si ferma alla quarta giornata. Uh... Non è che, che devo dire che partite abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatto delle buone e ne abbiamo fatto delle meno buone, eh, ovviamente. Ma bisogna essere tranquilli, lavorare con calma, cosa che facciamo con, con la squadra, essere motivati, cosa che siamo con la, con la squadra, essere giudicati, su, su, se non è sulla stagione, almeno su, su un momento più lungo che oggi. Ma essere quarto con otto punti, eh, con due vittorie e due pareggi, aver vinto contro la Juventus e aver pareggiato contro il Barcellona in Champions League, eh, non, non, non mi sembra catastrofico. La cosa che importa, perché è solo questo che conta, è di fare una grandissima gara domani e di fare il tutto per prendere i, i tre punti. Dopo, tre giorni dopo ci sarà il Carpi in casa, dovremo andare a Borisov, e dopo chiuderemo la, la striscia andando a Palermo. Dopo questa striscia forse potremo avere già una, un avviso un po' più acuto della situazione. Per il momento siamo come il ciclista, no? la testa eh, bassa e, e pedaliamo, pedaliamo al massimo per prendere più punti sia in, in campionato che in Champions League, è solo la cosa importante. Menghi, il tempo. Buon pomeriggio. Lei, dopo inizio. la partita con il Sassuolo, ha parlato di uno squilibrio fisico diciamo, eh, tra alcuni giocatori che hanno giocato contro il Barcellona e quelli che poi hanno giocato contro il Sassuolo. Mm -hmm. Le chiedo diciamo, una spiegazione su, sua, su questa sua affermazione: se è dovuta a un problema di preparazione generale o se proprio alcuni giocatori non si sono fatti trovare pronti? Grazie. Ma è per questo che, che riflettiamo e soprattutto per questo che lavoriamo tutti insieme lo staff. Non è che vi dico delle cose senza aver parlato prima con, con tutte le componenti dello, dello staff. L'ho detto dopo la partita: ho trovato alcuni giocatori in sì, mancanza di ritmo, non bene sul piano fisico, eh, ma forse è, è, è questo il problema di non aver fatto abbastanza partite per alcuni eh, dall'inizio della stagione per, essere, per farsi trovare pronti. E allora il problema potrebbe, eh, avrebbe potuto essere, essere come, prolungato se, ave, se non avevo fatto il turnover adesso, era ancora peggio per chi entrava dopo. Con una, una cosa obbligatoria, che ne so, uh, gioco sempre con gli stessi. C'è un infortunio e chi entra è difficile per essere, per essere pronto. Per questo che riflettiamo sì, sui tempi di gioco. Ripeto che una rosa è, è, che è normale fare appello alla rosa, e chi deve essere pronti, deve, sì, deve tenersi pronti. E noi riflettiamo a fare la migliore preparazione possibile per questi giocatori. Um, ma non c'è niente rivoluzionario, sono cose del quotidiano per noi. Parisi, Centro Suono Sport. Due. Buon pomeriggio, mister, sono qui. Scusi. Buon pomeriggio. Senta, esattamente un mese fa iniziava il campionato. Si sarebbe mai aspettato di stare a meno 4 dalla vetta dopo solo 4 giornate e questo distacco è più merito dell'Inter o demerito della Roma? Grazie. Beh, è merito di chi ha fatto punteggio pieno e eh, lo sappiamo perché durante le due prime stagioni abbiamo fatto almeno durante 5 giorni. Uh, è sempre, sempre la classifica... Chi è davanti eh, ha dimostrato di essere più bravo, ma su quattro giorni veramente sono poche per dire che il campionato è già, è già chiuso, che il distacco è irraggiungibile. Perché che dicono allora le 15 squadre che sono indietro di noi? Eh, no, niente. La classifica per il momento conta forse più sul piano psicologico che, su, che sul piano de, dei punti. Ovviamente che. Più vinciamo delle partite e cerchiamo sempre di farlo, più abbiamo punti e più eh, raggiungiamo la, la vetta della classifica. Per questo che sono, sono arrabbiato di non aver vinto contro il Sassuolo, eh, perché era la possibilità di fare 9 punti su 9 e soprattutto lo sappiamo quando si fa una striscia di tre vittorie, allora si fanno o dei balsi. Nella classifica ho, ho un distacco più importante con le squadre che sono indietro. Eh, ecco ecco la, la delusione di, di domenica eh, e adesso non c'è più da parlare da questa partita, c'è da parlare da, da quella di domani perché non abbiamo parlato neanche della Sampdoria e mh, purtroppo mi sembra che è una conferenza stampa per preparare la, la gara di domani. Il delle radio stereo è l'ultima Forse Salve, Se vuole dire qualcosa sulla Samp Sì, per favore <ride> Se vuole, Ovviamente può dire anche che partita si, si aspetta Dalla Samp, però io volevo chiedere una curiosità Su Castan sì. Perché Leo gioca un mese fa la sua unica partita con la Roma, ma poi non l'abbiamo più visto. Ecco, le chiedo cosa è successo, se sta meglio, se ha visto dei progressi in, in Castan, se ci potrà un po' spiegare insomma, il perché non l'abbiamo più visto ma ultimamente. Per me è tutto normale, tutto logico. Un giocatore che non hanno giocato da un anno, eh, con l'entusiasmo, si fa trovare forse pronto. Uh, prima ma dopo c'è sempre una, un momento dove è un po' più difficile sul piano fisico uh, per, per il giocatore. Per Leo succede solo, solo questa cosa e dopo c'è anche, anche concorrenza. Soprattutto voglio mettere Leo nelle migliori condizioni lo facciamo lavorare ovviamente da, dal, dall'inizio della stagione e piano piano migliora ovviamente. E lui è un giocatore importantissimo per noi. Eh, ma avrà il suo spazio, ma meglio per lui giocare quando sarà al 100%, si avvicina piano piano, eh, tutto tranquillo, tutto normale. Grazie a tutti. Grazie, e Sampdoria domani, eh? no? In caso che non lo sapete, Ale, allora, scherzo, grazie a voi.